Buonasera. Parlavamo di ultimo step un paio di settimane fa, è un ultimo step che si raggiunge anche con Vittorio Così. Devo dire che in casa col Cosenza e in casa con l'Empoli abbiamo fatto la stessa partita. Con il Cosenza non è stata così netta e pulita per quello che riguarda la qualità del gioco, però comunque siamo arrivati sempre alla fine ad avere il rammarico di non aver portato a casa i punti. Questa sera, finalmente, perché se fosse finita in maniera diversa, non so che co cosa potevo venire qua a dirvi, perché la squadra ha lavorato in una maniera esaltante, lavorando sugli esterni, centralmente, arrivando davanti alla porta, tirando da fuori, cioè sono stati veramente bravi. Infatti, i complimenti vanno ai ragazzi che ci hanno creduto fino all'ultimo, a chi è entrato che ha fatto la differenza nel voler dare una spinta in più, e fare una partita del genere contro una squadra, e se l'avete vista in queste partite, che creava tantissimo e non concedere praticamente un tiro, vuol dire che i miei giocatori hanno fatto una partita eccezionale. Partita effettivamente proprio a senso unico e la sterilità, diciamo, davanti poteva in altre occasioni anche creare qualche scontento, qualche invece anche la cosa positiva che continua nonostante fino al 92esimo continua la fiducia di tutto lo stadio e anche dell'ambiente. Questa era la sensazione e credo che questo sia forse il più grande merito proprio dei ragazzi anche mai in affanno a cercare il gol, cioè a cercarlo con criterio. No, a me piace questo, una squadra che non ha perso la testa, non ha perso le misure, e non è facile continuare a lavorare in questa maniera, con questa intensità, con questo ritmo, con questa pulizia di gioco, e quindi sarebbe stato veramente un peccato. Ma più che altro sono d'accordo con te per quello che riguarda uscire dall'uscita stasera senza punti. Domani avrei letto tabù uscita, e non è così. Giustamente sarebbe stato così per i risultati, ma mi sarei tenuto la prestazione. Sarebbe stato più difficile psicologicamente rimotivare la squadra, e finalmente invece dico che questo stadio qua non ce ne deve essere per nessuno, perché per quello che ha espresso la squadra in queste tre partite, è un peccato perché abbiamo lasciato per strada 4 punti. Però sono contento che la squadra sia riuscita a portare a casa la posta piena. L'ultimissima, l'ha già accennato, quelli che sono entrati, incrociata così, lo aveva accennato che c'erano già altre occasioni in cui aveva pensato di metterlo e forse qualche cambio forzato non gliel'aveva permesso, ma veramente in palla immediatamente. Beh, qualcuno di voi vede gli allenamenti, quindi devo dire che al ragazzo ieri io ho detto che merita di giocare, e quindi aspettavo l'occasione giusta. Queste tre partite ravvicinate ci danno la possibilità di chi è pronto, anche di chi magari non si è fatto vedere fino adesso, ma la dimostrazione è che chi sta dietro spinge, l'ho detto altre volte, e quindi vanno fatti i complimenti anche come è entrato Mazzotta ad attaccare la porta, è arrivato il gol di Benali, Simi che entra in quella maniera, è bello per loro perché finalmente, dopo tutto il lavoro che hanno fatto, portano a casa la posta piena, quindi fa bene anche al morale. Vai Gino. Sì, complimenti intanto Grazie. per le coronarie, soprattutto. Alla fine, insomma. No, lo sapevo, intanto avevi preannunciato una sorta di turnover, insomma, abbiamo visto in campo sia Maxi che Eustachio. Fin quando Maxi è stato in campo, diciamo che ha fatto anche giocate di qualità, forse è anche di buon auspicio quest'ora che è rimasto in campo, insomma, per il futuro ti potrà dare
per il futuro ti potrebbe. No, po poco prima non ho sentito. Lora che è rimasta in Ah, casa. ok, scusa, non avevo. Ok. Insomma, è un buon segnale per il futuro. È un buon segnale, sì, perché se dai la possibilità all'allenatore di far giocare dall'inizio Simi, poi entra Maxi Lopez o viceversa, e pensare che ho in panchina Vido e Nalini, perché è un altro che non viene citato perché praticamente è un anno che è fermo, ma si sta allenando con noi e sta recuperando la forma, è Andrea. E quindi è bello girarsi e avere questa possibilità qua, in funzione delle caratteristiche di quello che magari mi può dare il momento, queste partite, ma tutte le partite, si possono vincere e portare a casa con i cambi, e avere una rosa a disposizione così, ampia e completa, di qualità, danno la possibilità a me di poter incidere maggiormente, ma il merito è di Crociata che entra e ti fa una partita del genere, di Mazzotta che entra e ha quel piglio, di Simi che entra e vuole andare a fare gol. Sono delle belle sensazioni questo. Alla fine questo 2-0 l'hai visto come una sorta di liberazione da questa situazione 0-0 con Cosenza, 0-0 con l'Empoli. Con oggi ho contato forse 50 palle gol in queste Non lo partite. so, non lo Più o meno so, sì. le statistiche le guardo, delle volte fanno bene perché ti convincono che stai facendo un buon lavoro, le fai vedere ai giocatori, ma non ce n'è bisogno perché i giocatori sono convinti di quello che si fa e non fai prestazioni così se non sei convinto a fare le cose. Stasera è bellissimo. Però come ho detto dopo la partita della Cremonese, meno male che giochiamo fra 2 giorni, quindi alziamo le antenne, quello che è stato fatto oggi è bellissimo, e lo ripeto, bellissimo. Però c'è da andare a giocare a Pescara fra 2 giorni, quindi c'è da recuperare le energie, fare la conta, vedere chi sta meglio e andare ad affrontare una partita che sulla carta, come tutte, è difficile. Salvatore, vai, vai. Mister, a proposito delle energie, al di là di Cremona, io ho visto una compattezza difensiva veramente eccezionale, merito soprattutto anche della difesa molto alta, squadra corta, però il fatto di avere pochi ricambi dietro può, secondo lei, già magari venerdì essere tra virgolette, un problema. E poi un'altra cosa sull'attacco, nel primo tempo tantissimi cross di Mustacchio, anche dalla sinistra, cross effettuati in maniera veramente impeccabile, forse non si è chiuso subito sul primo palo, sul secondo palo, per questione di mancanza di forma, soprattutto di Maxi Lopez, secondo lei, o perché mi aspetta una chiusura su questi cross ottimi? Non lo so, dobbiamo continuare così, Lopez deve migliorare la condizione fisica, magari fra qualche domenica quello scatto lo fa in maniera magari migliore, però è stata una bella presenza. L'altra domanda? Pochi ricambi Ah dietro. no, sulla difesa io invece dico che a Cremona abbiamo lavorato bene, individualmente abbiamo sbagliato subito nella prima palla, ma ve l'ho detto in conferenza stampa ieri. Sono stati degli infortuni individuali che potevano far perdere le certezze e poi abbiamo fatto un secondo tempo eccellente, se vogliamo, in trasferta a Cremona. Stasera sicuramente forti di quell'esperienza, sappiamo che se non lavoriamo in una certa maniera, se non abbiamo quell'attenzione, non si può lavorare così se non hai attenzione. Se hai attenzione puoi lavorare tranquillamente come è stata fatta la partita con la Juve Stadium. Benalle del metronomo è tutto campo, è il Benalle che lei vuole e che deve continuare con questo passo. Magari sbaglia qualche passaggio, però alla fine lo troviamo a tutto campo. Ma Benali abbiamo visto l'anno scorso, Benali inizia sempre un po' in sordina, può fare molto di più sotto porta, però il gol sono sicuro che gli farà bene. Torino? Mister, io scusa per la voce. Prego. Ha fatto il tifo? No, mi sono un po' arrabbiato.
sulle varie palle gol, io ho detto la Roma beh, ha fatto il tifo allora. È un pochettino sì. Ok. Io sul pezzo scritto migliore in campo mister Stroppa, perché i tre cambi sono arrivati nel momento giusto, con le persone giuste. Anche Zanellato non stava facendo male, però Crociata ha dato veramente qualcosina in più. Mazzotto è stata, anche Molino non stava facendo male, ma Mazzotto ha dato qualcosina in più. E Simissimi, quando si esprime in questi livelli, è indiscutibile. Però i cambi sono arrivati nel momento giusto e con i cambi giusti, quindi devo, ho scritto così. È un complimento al mister oppure se lo prende in pieno perché se lo sente? Me lo deve dire lei se è un complimento per me. Io l'ho scritto. Ah, grazie. Io me lo prendo tutto, però senza i giocatori non si va da nessuna parte. Ok, Bruno a chiudere. Sì, a chiudere. Ciao mister, non so se da sopra si è visto quello che si è visto anche da giù. Per molte volte con le verticalizzazioni su Maxi Lopez Messias sembrava la PlayStation. Quando si andava in verticale con i tocchi di prima sembrava veramente la PlayStation. Diciamo che il tasso tecnico si eleva con i giocatori bravi. Non è semplice delle volte giocare per vie interne, però se hai quella qualità di giocatori tecnici puoi anche lavorare in maniera alternativa. Ok, ci vediamo.